Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come settare e configurare Redpine, nuovo protocollo a bassa latenza per riceventi SPA integrate. Iniziamo subito a vedere cosa serve per usare Redpine. Per iniziare abbiamo bisogno di un microdrone con ricevente SPA integrata compatibile FrSky. Se la vostra ricevente integrata è compatibile FlySky o Spectrum, allora non funziona. Inoltre alcuni flight controller hanno delle riceventi SPA integrate ExpressLRS, nemmeno queste sono compatibili. Per quanto riguarda la radio, deve essere multiprotocollo, quindi potete usare una radio master o una jumper. Per quanto riguarda le Taranis, queste non sono compatibili e per usare Redpine è necessario un modulo multiprotocollo esterno, come ad esempio questo URWAV se avete una X-Lite. Il firmware del modulo multiprotocollo, sia interno che esterno, deve avere versione 1.2.1.67 o superiore. Nel caso abbiate una versione più vecchia, dovete aggiornarlo. Se non sapete come fare, in descrizione vi lascio il mio tutorial su come aggiornare i firmware dei moduli multiprotocollo. Passando alle specifiche, il punto forte di Redpine è avere una latenza tra le più basse che ci sono in circolazione. Parliamo di un valore compreso tra 1 e 5 millisecondi. Questo lo porta al pari dei protocolli più veloci come ExpressLRS o TBS Tracer. I canali sono 16, quindi avremo a disposizione 12 AUX da segnare alle switch. Tuttavia, per mantenere la latenza più bassa possibile, tutti gli interruttori verranno visti a due posizioni, anche se fisicamente ne hanno 3. Altri due limiti di Redpine sono l'assenza della telemetria e del valore RSSI. Quest'ultimo ci porterà a volare senza sapere se il segnale si sta abbassando o meno. Gli sviluppatori comunque precisano che la portata è leggermente inferiore a quella del firmware FrSky e che comunque viene coperta senza problemi dalle VTX a 25 mW, che solitamente si trovano abbinate ai Tiny Whoop. Un punto a suo favore invece è di essere presente in un'unica versione, quindi è più semplice da usare perché non dovremmo star dietro a versioni EU, non EU, V1, V2 come solitamente si fa con FrSky. A questo punto, se avete deciso che Redpine fa il caso vostro, vediamo come andare avanti. In caso contrario, comunque, potete dargli lo stesso una possibilità e se non fa per voi, si può tornare al protocollo FrSky in modo molto semplice. Questo perché non è necessario fare nessun aggiornamento particolare in quanto Redpine è integrato direttamente nel firmware di Betaflight, come del resto i protocolli FrSky-X o FrSky-D. Ok, partiamo con la configurazione. Assicuratevi che il firmware Betaflight sia in versione 4.2 o superiore. Se il vostro drone ha una versione 4.1 più vecchia, siete obbligati ad aggiornare, perché per queste versioni questo protocollo non è disponibile. A questo punto andiamo nel tab Receiver e come vedete qui abbiamo SPI RX ed FrSky-X come da configurazione standard. Tutto quello che dovremmo fare è scegliere il protocollo Redpine da questo menu a tendina. Quindi facciamo salva e riavvia, è molto importante farlo, altrimenti non possiamo andare avanti col bind. Piccola nota, se avete ancora il vecchio configuratore 10.7, l'impostazione delle riceventi è nel tab Configurazione, mentre dalla 10.8 successive è stato spostato nel tab Receiver. Ora prendiamo la radio e andiamo nel menu Modelli. Qui dovremo sostituire FrSky con Redpine. Come sottoprotocollo lasciate Fast. A questo punto bisogna agire in coordinazione tra il radiocomando e il Betaflight Configurator, quindi tenete radio e mouse a portata di mano. Quindi clicchiamo Bind sulla radio, poi Bind Receiver sul Betaflight Configurator. Perfetto, semplicissimo, il bind è fatto. A questo punto, per avere le prestazioni migliori, è necessario fare il fine tune. Si tratta di trovare la media tra il valore più alto e quello più basso nel quale il drone perde il bind. Ho già coperto questo argomento in un video dedicato. Se volete maggiori info sul fine tune, potete vedere il mio tutorial. Ve lo lascio linkato in descrizione.
Nel caso vogliate tornare indietro al protocollo FRSky, il procedimento è molto semplice e i passaggi da fare sono sempre gli stessi. Scegliete il protocollo FRSky e salvate. Scegliete il protocollo FRSky di 16 sulla radio e premete bind. Ritornate sul Betaflight Configurator e premete bind. Perfetto, per oggi è tutto. Questo era il mio tutorial su come configurare il protocollo Redpine. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando un mio patrons cliccando il link a fine video.